Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Sabato 9 ottobre alle ore 21, Monsignor Riccardo Fontana presiede una santa messa nella chiesa di San Giovanni Evangelista in Terontola per l'ingresso del nuovo parroco, Don Fabio Muniz. La celebrazione è trasmessa in diretta dalla nostra emittente sul canale 85 e in streaming all'indirizzo www.tsrtv.it nella sezione live. Il MEIC, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Arezzo, organizza un ciclo di incontri sull'arte sacra ad Arezzo. La prima conferenza è in programma domenica 10 ottobre alle ore 17 nella Badia delle Sante Flora e Lucilla sul tema Ars Sacra, una lettura estetica e teologica. Interverranno il professor Carlo Leonardi, docente di estetica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana, e il professor Alfredo Jacopozzi, docente di teologia della creazione e della bellezza all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana. Al termine dell'incontro, i volontari dell'Associazione di Promozione Sociale Achiropita condurranno i presenti alla scoperta del profilo spirituale di alcune opere presenti nella Chiesa. Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a meic.arezzo@gmail.com. Avvolti dal vento di una luminosa giornata d'autunno, leader religiosi e politici si raccolgono tra le splendide rovine della Roma antica, davanti al Colosseo, nella coralità della cerimonia di chiusura della 35esima edizione dell'Incontro per la Pace, promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Popoli, fratelli, terra futura, religioni e culture in dialogo. Partecipa anche Papa Francesco, prendendo la parola dopo gli interventi di Andrea Riccardi, fondatore della comunità, della cancelliera Angela Merkel, del grande imam di Al-Azhar Hamad al-Tajib, del rabbino capo di Mosca Goldsmith. Sottolinea l'importanza di pregare e condividere in modo limpido e accorato le preoccupazioni per il presente e l'avvenire del nostro mondo, perché la preghiera disarma i cuori dall'odio. E ricorda, come aveva fatto poco prima lo stesso rabbino, l'uso che nell'antichità si faceva del Colosseo, sfruttato come arena per i combattenti, che definisce spettacolo fratricida, un gioco mortale fatto con la vita di molti. Oggi non è così, ma il cuore e i pensieri del Pontefice corrono alla violenza e alla guerra cui si assiste nel mondo. La sua forte preoccupazione è l'anestesia della compassione, l'indifferenza. Una bella sintesi musicale di questo evento. Anche quest'anno il MUMEC, Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, aderisce con entusiasmo alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, FAMU 2021, che è in programma per domenica 10 ottobre. L'iniziativa, giunta ormai alla sua 7ª edizione e portata avanti da centinaia di strutture museali in tutto il paese, è totalmente dedicata al piacere dello stare in famiglia ed un invito a godersi il riposo e lo svago domenicale alla scoperta dei racconti, della magia e della tradizione che solo un museo è capace di regalare. Il fascino del cinema, la scoperta della tecnologia prima di internet e del cellulare e le storie di grandi inventori che hanno reso possibile l'epoca moderna sono alcuni dei tanti racconti che si possono toccare con mano all'interno della struttura.
Per l'occasione il MUMEC adotterà un'apertura straordinaria, appunto domenica 10 ottobre, come abbiamo ricordato, dalle ore 9.30 alle 17.30 ad ingresso ridotto di 2 euro per tutti i partecipanti, con delle sorprese anche per i più piccoli, come la proiezione di cartoni animati a carattere scientifico, passando per una stimolante caccia di piccole targhette sparse in tutto il museo, a segnalare opere che meritano una particolare attenzione. Una figura umana stilizzata di colore bianco su sfondo blu. È la nuova icona del sito del Comune di Arezzo che consente di accedere ai contenuti anche alle persone con diverse abilità. Si trova in basso a sinistra, proprio sopra l'altra importante innovazione che ha caratterizzato gli ultimi mesi, il canale di comunicazione diretta tra ente locale e cittadini tramite il servizio di messaggeria WhatsApp, che sta raggiungendo numeri e livelli di gradimento eccezionali. Non appena si clicca sulla figura stilizzata, si entra in un menu articolato e per le persone affette da disabilità resta solo da scegliere il profilo giusto. Il sito entra così automaticamente nella modalità prescelta: ipovedenti, profili con disabilità intellettive, non vedenti, soggetti a rischio di crisi epilettiche, potranno così navigare in un sito tarato sulle loro esigenze. Il ciclo di incontri Arezzo e Dante, organizzato dalla Società Storica Aretina in collaborazione con l'Archivio di Stato di Arezzo, prosegue martedì 12 ottobre con la conferenza di Marco Bicchierai, dottore di ricerca in storia medievale e bibliotecario presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università di Firenze, sul tema L'Alto Casentino nel primo 300, in programma. La conferenza appunto è in programma il 12 ottobre alle 17 in piazza del Commissario. L'immagine di un Casentino medievale, terra di castelli, deve molto a Dante e ai Conti Guidi che hanno dominato nell'Alto Casentino per secoli. Ma l'immagine più forte è legata al periodo fra 200 e 300, quando le signorie guidinghe hanno cercato di difendersi dall'espansione cittadina. E quando Dante ha contribuito nelle sue opere a tramandarne la memoria. Sorvolando sui problemi legati alle presenze di Dante in Casentino e ai rapporti complessi con i vari rami del casato, saranno illustrati a grandi linee i caratteri principali delle signorie casentinesi dei Guidi: distribuzione territoriale e loro progressivo e rapido indebolimento, diritti sugli uomini e poteri. Modalità di amministrazione, caratteristiche sociali ed economiche, politica difensiva dei conti. Dopo un anno di sosta dovuta al Covid, riprendono le conversazioni sulla storia della Val Cerfone, giunte ormai all'undicesimo ciclo. Promosse dal Centro di Aggregazione Sociale di Palazzo del Pero, in collaborazione con la farmacia Marini Giabanelli e Commercio Foraggi di Gualtiero Capacci, si svolgeranno tra il 15 ottobre e il 3 dicembre, sempre alle ore 21, presso la sala del Centro di Aggregazione Sociale, con tutte quelle precauzioni che il particolare momento richiede. Venerdì 15 ottobre Giorgio Sacchetti parlerà su presenze ebraiche nell'Aretino, la dispersione della comunità di Lippiano nei secoli dai secoli XVIII al secolo XX. Una visione di ampio respiro e di lungo periodo affrontata con un approccio microstorico e sociale. Lippiano, del comune di Santa Maria Tiberina, tra Toscana e Umbria, una piccola comunità retta da importanti famiglie. Le vicende degli ebrei si intrecciano con i grandi eventi dell'età contemporanea, dalla Rivoluzione francese alla Seconda Guerra Mondiale, tra disavventure e persecuzioni fino alla loro dispersione. E in seguito al brusco calo delle temperature previsto per i prossimi giorni, un'ordinanza del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha disposto l'anticipo del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, fino ad un massimo di 7 ore giornaliere a partire da sabato 9 fino a giovedì 14 ottobre compreso. Si invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi più 2 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali e di 20 gradi più 2 gradi per tutti gli altri edifici. E al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione
in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche. Siamo giunti al nostro focus di oggi. Torniamo al monastero di Camaldoli per continuare gli approfondimenti su quelli che sono stati numerosi argomenti che sono stati affrontati durante la scuola della rivista Il Regno. Tra questi, oggi affrontiamo il tema dei big data. Grazie per l'attenzione e un augurio di una buona visione a tutti voi. Big Data sono un grosso progresso, ma sicuramente non sono la panacea per tutti i problemi dell'umanità e nemmeno per tutti i problemi della scienza. Sono una dimensione ulteriore e importante nell'investigazione scientifica, ma c'è un grosso equivoco, cioè nel senso che ad oggi gli algoritmi. Dunque, intanto cos'è il Big Data? L'idea è che abbiamo abbastanza dati, algoritmi per estrarre conoscenza da questi dati che ci permettono di risolvere praticamente qualunque problema. Non è vero, punto e a capo. Questi algoritmi ad oggi hanno servito gli interessi, diciamo, e gli scopi del business molto, ma molto, ma molto di più di quanto non abbiano fatto per la scienza. Il che non significa che siano inutili, tutt'altro, ma non, certamente non sono la panacea né sono onnipotenti. Quindi, diciamo, il discorso è tutto qua, cioè è un ulteriore componente importante, non è la panacea. Agire per aumentare il nostro potere, diciamo, da un punto di vista scientifico, bisogna appunto sottolineare questo aspetto e alzarsi in piedi e dire là dove questi algoritmi funzionano e là dove invece non lo fanno. Questo, diciamo, da un punto di vista scientifico. Da un punto di vista sociale o politico, evitare di affidarsi agli algoritmi in maniera cieca come se fossero onnipotenti e neutri, perché non sono né neutri né onnipotenti. E quindi, specie nell'amministrazione pubblica, certamente la digitalizzazione aiuta, ma secondo me una componente umana, una principale componente umana è indispensabile perché l'algoritmo non ti ascolta. Se sbaglia e tu gli fai che dire guarda, hai sbagliato, lui non ti ascolta. E questo è frustrante e delle volte può essere anche molto molto dannoso quando l'algoritmo gestisce delle decisioni importanti per la vita degli individui. L'educazione conviene rafforzare l'aspetto appunto del talento, dell'unicità e dello spirito critico. Diciamo. Lo spirito critico vuol dire esaminare e avere il tempo di farlo, perché l'algoritmo spesso non ti lascia il tempo di farlo, perché è velocissimo. Avere il tempo di valutare se quello che ti viene proposto, diciamo, sulla base di quello che sai o diciamo, quello che potrai sapere, magari documentandoti un po', è vero o non è vero, o comunque diciamo, farti una tua opinione. Quindi lo spirito critico è sicuramente diciamo, l'antidoto migliore nei confronti di qualunque falsa profezia, o nemmeno falsa, quasi falsa, nel senso che non completamente vera. Questo è il punto. Che queste cose che vengono dette non sono manifestamente sbagliate, è molto più difficile, il crinale è molto sottile. E lo spirito critico, e dunque lo sviluppo dello spirito critico, quindi lo sviluppo dei talenti, l'attenzione ai talenti, l'attenzione all'unicità dei talenti, che è un compito della scuola e sulla quale la scuola va aiutata e potentemente aiutata da parte della politica, perché sennò rischiamo veramente brutti guai, diciamo, data la potenza di queste e la forza economica che c'è dietro questa pressione dei dati. Due delle difficoltà principali che hanno i big data è quello nel prevedere i cosiddetti cigni neri, ma anche quello nel poter determinare quello che succede senza però riuscire a individuarne i nessi causali. Sì. Beh, diciamo, questo è un punto fondamentale, ma diciamo, gli studiosi di serie di Big Data lo riconoscono. Cioè, è il discorso, diciamo, più negli aspetti aggressivi commerciali che il problema si pone. Il Big Data è questo, il Big Data dice a me interessa agire, sapere come agire, non mi interessa sapere perché funziona, ok? E da un punto di vista pragmatico non c'è nulla di male in questo, no? Se uno va da un medico vuole che gli trovi la cura giusta, non vuole che gli spieghi perché si è ammalato. Fatto è però che capire, diciamo, è tutto un altro livello di comprensione, permette di risolvere classi di problemi, mentre c'è Big Data ne risolve uno, poi per il prossimo andrà rifatta di nuovo la procedura. Quindi manca di quella che si chiama in scienza universalità. Se io capisco come funziona la classe di fenomeni, risolto uno, li ho risolti tutti. Il Big Data è sempre uno, 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 uno. Quindi non è questa panacea. È uno strumento molto, molto potente, ma ha i suoi limiti, come tutti i metodi scientifici. Il cigno nero è, diciamo, il big data ha la sua. Il cigno nero non è che sfugge alla capacità dei metodi scientifici, ha
semplicemente diciamo, comporta un riorientamento dei metodi scientifici verso diciamo, fenomeni in cui gli eventi che noi consideriamo rari, talmente rari da non verificarsi mai, vengono in mente i terremoti o cose di questo genere, in realtà sono molto più frequenti di quanto noi non ci aspetteremo. E richiedono un altro tipo di modellistica, ma diciamo, il big data è utile, ma anche il metodo scientifico è in grado diciamo, di affrontare i cigni neri, una volta che è consapevole che ci sono dei fenomeni in cui appunto, gli eventi rari sono molto meno rari di quelli che noi ci aspetteremo. Diciamo. E questa è una parte diciamo, di, si chiama scienza di sistemi complessi, che ormai è molto solida da direi, una ventina d'anni, 20-30 anni.